le nostre città sono piene di buche, del perché l'imprenditore deve chiudere, del perché l'economia va male e ci prendono in giro, stavo dicendo un'altra parola, dicendoci, facendoci credere che ci danno dei bonus. Non sono bonus, questi sono i nostri diritti. Iniziamoci ad occupare delle nostre cose, della nostra città, della nostra nazione, perché un'altra vita, un altro modo di vedere il nostro paese, un altro modo di vedere la nostra città c'è, ci può essere. Basta crederci, è un sogno, è un progetto, è un'idea, ma tutti insieme, se vogliamo, possiamo riuscirci. E abbiamo iniziato anche da Catania, come ha detto Giulia, facendo accesso agli atti, chiedendo trasparenza. Tante cose abbiamo chiesto, qualche cosa l'abbiamo ottenuta, tante altre no. Allora abbiamo chiesto di pubblicare i verbali delle commissioni consiliari, perché il Comune di Catania, in barba alla legge sulla trasparenza, non pubblicava i verbali. Da quei verbali abbiamo ottenuto che venissero pubblicati e da quei verbali abbiamo fatto uno studio che ci ha portato a vedere delle incongruenze, delle cose strane che riguardavano doni di ubiquità di alcuni consiglieri che stavano in una commissione presenti e contemporaneamente in un'altra, e l'abbiamo denunciato con una conferenza stampa invitando tutti i consiglieri comunali ad essere presenti. Ecco, da quello è partita un'inchiesta e un'indagine, e vedremo a che cosa porterà. La trasparenza deve essere la prima cosa, la legalità e la trasparenza, la prima cosa di cui si veste un amministratore. Ecco, noi partiamo da questo: onestà, trasparenza e coerenza. Da lì sono nate le proposte, perché non siamo solo protesta, non siamo solo controllo, siamo proposta, e delle proposte vi parleranno, e di tanto altro, tutti gli altri portavoce che sono presenti qui con me in una grande famiglia, con un grande sogno, un grande progetto a cui invito tutti voi di far parte. Questo è il nostro sogno. Grazie. Sono una portavoce all'Assemblea regionale siciliana. È sempre un'emozione parlare da tutti i palchi, ma da questo palco in particolare, perché qui nel 2012 è iniziata l'avventura del Movimento 5 Stelle, non solo a livello siciliano ma a livello nazionale, perché da qui abbiamo messo per la prima volta 15 cittadini che non avevano mai fatto politica all'interno delle istituzioni, di un Parlamento, del Parlamento più antico d'Europa, e dalla Sicilia siamo saliti fino a Roma. Ancora siamo all'opposizione e c'è tanta strada da fare, ma noi ci crediamo e speriamo veramente che in un futuro sia veramente il popolo che ridiventi sovrano. Noi vi dico subito, non siamo presenti all'interno del Consiglio Comunale, quindi tutte le proposte che avete sentite le abbiamo fatte come liberi cittadini, tutte le richieste di accesso a atti, tutte le lettere, le petizioni, i documenti che abbiamo chiesto sono stati fatti sia da noi come portavoce ma anche dagli attivisti, perché il segreto della politica con la P maiuscola è attivarsi, svegliarsi, non per forza avendo dei rappresentanti all'interno delle istituzioni ma anche come cittadini. A differenza di una festa che c'è stata in questi giorni in città, la festa dell'unità o della nullità, come la vogliamo chiamare, dove c'erano più poliziotti, carabinieri, vigili ed esercito che cittadini, questa, quella che vedete è completamente autofinanziata ed è stata fatta grazie alle donazioni degli attivisti, dei cittadini. C'è chi ha messo a disposizione dei locali, c'è chi ha messo a disposizione la sua arte, penso al maestro Nunzio Papotto che ci ha regalato tre quadri che poi ha venduto e ha donato a questa manifestazione. Quindi io vi ringrazio tutti, perché senza il lavoro estenuante di attivisti
al discorso che ha fatto Nunzia, noi come cittadini abbiamo chiesto di sapere quanto costavano le commissioni consiliari, chi era presente, per quanto tempo era presente. Abbiamo scoperto che ci sono consiglieri che sono stati presenti per 5 minuti o anche meno e hanno preso il gettone di presenza, consiglieri che avevano il dono dell'ubiquità e quindi erano contemporaneamente in una commissione, in un'altra commissione. Però siccome la legge non vieta, diciamo, questo tipo di comportamenti, è tutto lecito, anche se ora è nata un'indagine grazie al lavoro del Movimento 5 Stelle, è stato detto no all'archiviazione, grazie a una denuncia e a una conferenza stampa che abbiamo fatto l'anno scorso proprio sul lavoro delle commissioni consiliari. Noi abbiamo proposto, proprio perché non siamo solo critica o come dice qualcuno protesta, ma siamo anche proposta, abbiamo proposto una variazione del regolamento per le commissioni, abbiamo detto ok, giusto che ci sia il rimborso, ma mettete un tempo minimo alle commissioni che non possono durare 10 minuti con 70 euro di gettone di presenza, fatele durare almeno mezz'ora, cioè, perché in 10 minuti cosa bisogna fare, cosa si può fare in una commissione? Abbiamo detto ci vuole un tempo minimo di permanenza, almeno il 70% della seduta il consigliere deve essere presente, non può accumulare gettoni, più gettoni